Buonasera a tutti, come ha detto Marco, io sono Federico De Filippi, so Jessica SRL. Allora io volevo esordire intanto ringraziando e complimentandomi con gli ingegneri in Vectore, perché sono ragazzi, però questi sono ingegneri oggi alcuni, domani qualcun altro, però vorrei anche apprezzare il fatto che oltre alla preparazione tecnica che loro stanno predisponendo, avere una motivazione del genere, mettersi in gioco loro stessi, perché loro parlano del gruppo di lavoro come mettersi in gioco, però sono stati i primi a farlo ed è una cosa molto importante. Direi che è una cosa, sei collegato al wifi, direi che è una cosa molto apprezzabile. Noi ci eravamo già trovati a luglio, insomma l'estate scorsa, se non ricordo male, avevamo fatto un po' di preparazione per questo lavoro che hanno compiuto. Adesso è molto interessante vedere come stiamo andando avanti. La mia breve presentazione rientra nell'ambito del progetto Mayors in Action, come diceva Marco, un progetto europeo in cui la Commissione europea finanzia la cosiddetta implementazione del PAES. Cioè noi abbiamo lavorato su quello che erano le azioni fino a qualche mese fa, nell'ambito del patto dei sindaci, adesso andiamo a realizzarle. Patto dei sindaci lo sappiamo bene, lo sappiamo tutti, però lo ripeto ancora una volta, è uno strumento che la Commissione europea si è data per dialogare direttamente con le amministrazioni comunali. Quindi ha deciso di non rivolgersi agli stati membri, di non rivolgersi alle regioni, alle province, ma di rivolgersi direttamente ai comuni, quindi a livello più vicino al cittadino dal punto di vista amministrativo, per abbattere le emissioni di anidride carbonica. Noi vediamo che abbiamo il famoso pacchetto 20-20-20 della politica europea per il clima e energia, prevede l'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica, che vuol dire diminuire del 20% l'utilizzo di combustibili fossili. Questo è il concetto di abbattere le emissioni di anidride carbonica, quindi un concetto che si avvicina all'invecchiamento del pianeta. Cioè se noi utilizziamo risorse che prendiamo da sottoterra e le mettiamo in atmosfera, facciamo sostanzialmente invecchiare il pianeta. 20% di risparmio energetico è ben illustrato là, i dollari, gli scale. Risparmiamo, risparmio energetico, 20% di energie rinnovabili, quindi ci attrezziamo per non dipendere più da altri dal punto di vista energetico. I firmatari sono 6.175 comuni in Europa, 1.430 in Italia. Questo è un dettaglio. Lo spirito del patto dei sindaci è quello di mettere in atto degli strumenti per i comuni e per i cittadini e le aziende per aiutarsi fra di loro, per trovare delle soluzioni per migliorare l'efficienza energetica. Tutti i PAES sono pubblicati, quindi non ci sono segreti. Il discorso è questo. Progetto Mayors in Action, finanziato dalla Commissione europea, è iniziato da poco, a metà del 2014, durerà fino al 2017, saremo insieme durante questo tempo qua. L'obiettivo è quello di trasferire le buone pratiche da un paese all'altro per quanto riguarda le strutture di supporto, perché il patto dei sindaci prevede anche che le regioni e le province che vogliono farlo supportino i comuni. Dal nostro punto di vista c'è la regione Veneto, vedete il simbolino in mezzo, che è una struttura di supporto, che è partner nell'ambito del progetto e che ci attendiamo, ci supporti, sia tecnicamente che aiutandoci poi ad accedere ai propri finanziamenti per le azioni del PAES. Altro obiettivo, assistere le città di medio-piccole dimensioni a implementare e monitorare i propri PAES. Come dicevamo, il PAES è un librone. Ci sono tante azioni, quante sono, Marco, le azioni del PAES? 42 azioni. Le abbiamo pensate, ci abbiamo messo un anno a pensarle, sono tante, sono cose che vanno fatte. È un'agenda, il PAES è una raccolta di idee. A volte un libro dei sogni va realizzato da qui al 2020. E questo è l'obiettivo del progetto.
al progetto hanno aderito 5 comuni, come previsto dalla Commissione Europea: Sant'Orso, Schio, Bassano del Grappa, Este e Duino Aurisina in provincia di Trieste. Tutti i comuni che vanno dai Schio, il più grande, che ha 37-38 mila abitanti. Questo mi è venuto un po' male, questa slide. Allora, nell'ambito di Mayors in Action, in teoria possiamo lavorare su 3 delle svariate azioni del PAES. Naturalmente abbiamo scelto le più difficili, perché l'amministrazione comunale mi ha detto: quelle facili non ti preoccupare che ci arrangiamo da soli a farle. Normalmente nel progetto i comuni richiedono aiuto su 3 azioni, 2 sono sul patrimonio comunale, quindi riqualificare la scuola, riqualificare il municipio, aiutaci a fare il bando di gara, aiutaci a fare l'audit energetico, aiutaci a migliorare l'illuminazione pubblica. Invece no, Sant'Orso ha detto, non si legge niente, però dice: l'idea su cui stiamo lavorando è quella di lavorare su un gruppo di acquisto energetico, quindi lavorare con i cittadini, lavorare sulla riqualificazione energetica del tessuto industriale, quindi lavorare con le aziende, e lavorare sulla riqualificazione energetica della centrale termica di una scuola tramite l'azionariato popolare. Perché queste 3 azioni sono molto più difficili rispetto alle azioni che che gli altri comuni hanno deciso di fare? Perché le decisioni non sono in capo all'amministrazione comunale. La decisione ultima è in capo ai cittadini, alle aziende, a chi si vuole mettere in gioco. Per questo le azioni sono più difficili. Non è che si sono detti: aiutateci tecnicamente a fare le azioni in cui decidiamo solo noi, allora decidiamo come farle insieme. Hanno detto: no, andiamo a prendere quelle più complicate e vediamo di lavorare su quelle là. Quindi valore aggiunto è che la decisione va presa da qualcun altro, il comune solo può supportare il decisore. In particolare stasera parliamo appunto della possibile azione numero 8, abitare sostenibile, quindi costituzione di un gruppo d'acquisto energetico. Abbiamo già sentito di che cosa si tratta, può avere diverse declinazioni, vediamo quale supporto possiamo avere. Questo secondo il PAES, che potete leggere, questa è come è stata concepita l'azione all'interno del PAES, quindi quali sono i passaggi necessari per il gruppo d'acquisto energetico. Abbiamo già visto prima, non c'è niente di nuovo, non c'è niente che non sappiate. Si tratta di dello sportello, si tratta di promozione di assemblee di zona, materiale informativo, avviso di gara per la realizzazione di tutti gli interventi, bundling. Andiamo a vedere un po' meglio nel dettaglio, sperando che si veda bene. Allora, prima proposta, sequenza: come potremmo andare a lavorare, come potremmo andare a fare questo gruppo di acquisto energetico, quali potrebbero essere i passi? Allora, i possibili partecipanti al gruppo di acquisto potrebbero cominciare a raccogliere dei dati, perché no. Allora, i primi dati potrebbero servire per sapere dove andare a intervenire. Cioè, chiediamo a noi stessi: che cosa ci serve in casa? Di che anno è la nostra caldaia? Di che anno di costruzione è la nostra casa? Come sono fatti i muri? Quali sono i possibili miglioramenti? Com'è l'orientamento? Quando sono stati messi gli infissi? Quali sono i punti deboli della nostra casa? Raccogliamo noi stessi i dati. Perché? Perché è importante raccogliere i dati e sapere le cose? Perché è un costo. È un costo che viene così abbattuto in qualche modo. Se noi raccogliamo noi stessi i dati, abbiamo un elemento di conoscenza in più. Questo elemento di conoscenza normalmente sul mercato
viene valutato monetariamente. Perché è importante avere un gruppo di lavoro? Per la questione del bundling, io chiedo scusa, questo è un termine tecnico, vuol dire aggregare la domanda, il principio del gruppo di acquisto. Vuol dire che se noi chiediamo una fornitura per 10 o 100 caldaie piuttosto che per una caldaia, il nostro fornitore, l'azienda che fa le caldaie, che vende caldaie, ci farà per forza un prezzo migliore. Ci farà un prezzo migliore per l'acquisto e ci farà un prezzo, delle condizioni migliori per la garanzia. Qual è il vantaggio del gruppo d'acquisto, oltre a quello economico? È il fatto di avere delle garanzie, tra virgolette, istituzionali, organizzative. Cioè, il percorso di scelta delle soluzioni tecniche di cui abbiamo bisogno noi, quindi della caldaia piuttosto che degli isolamenti, piuttosto che delle pompe di calore, piuttosto che degli infissi, viene fatto in un ambiente tutelato, protetto. Non dobbiamo sapere tutto noi. Siamo sul mercato, potrebbero fregarci, non sappiamo tutto, non siamo dei tuttologi, però se siamo consorziati abbiamo una conoscenza diffusa, abbiamo dei tecnici a disposizione, possiamo decidere insieme, abbiamo un potere contrattuale molto più forte. Quindi il principio sostanzialmente è questo. Se uno dei problemi del cittadino è quello di non sapere bene a chi rivolgersi, quanto potrebbe risparmiare, eccetera, in questo caso viene molto risolto, quantomeno viene, insomma, viene supportato. Da qui il potere che ha l'assemblea o il gruppo e il consorzio, un gruppo di lavoro, dopo aver deciso, diciamo, una dimensione degli possibili interventi, quindi dopo aver raccolto i dati e aver detto ci potrebbero interessare 10 caldaie, 50 caldaie, 2000 finestre, può cominciare a pensare come organizzare il lavoro. Non vedo il computatore. Sì. Quindi il discorso è, dopo aver raccolto i dati, dopo aver avviato questo percorso di conoscenza, decidiamo che cosa vogliamo fare e come vogliamo farlo, quindi come possiamo consorziarci. La terza parte della proposta di lavoro, adesso stiamo facendo un percorso un po' semplificato, però è un'idea, alcune idee, alcune proposte di come potrebbe svilupparsi il lavoro, è quello di andare a cercare poi una ESCO, quindi un fornitore, quindi un'azienda che sostanzialmente ci faccia i lavori per tutti quanti, una sola azienda o un consorzio di aziende. Qui c'è un grafico interessante che è quello che rappresenta il finanziamento tramite terzi, cioè scusate, passo un attimo dietro, cioè come funziona un intervento di risparmio energetico finanziato da una ESCO. Una ESCO è una Energy Service Company, che è una società privata specializzata in finanziare e definire tecnicamente degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica. Quindi è come una banca che dopo mi progetta anche però quello di cui ho bisogno. Quindi finanziano e progettano, si assumono tutta la responsabilità dell'intervento. Noi qua sull'asse delle X, scusate, abbiamo gli anni, il tempo, quindi tempo 0, inizio 2015, diciamo. Qua abbiamo la percentuale di risparmio o la spesa, se volete, per il riscaldamento, per l'energia elettrica. La nostra spesa energetica nel 2014 è questa. Nel momento in cui noi andiamo a fare un intervento, che può essere appunto finanziato da una ESCO, il nostro consumo energetico scende, ok? Noi paghiamo una parte di quello che risparmiamo. Se noi prima pagavamo 100, dopo l'intervento, dopo aver cambiato la caldaia, senza avere sborsato una lira, perché questo è il discorso, noi riceviamo un finanziamento,
quindi non abbiamo un pagamento iniziale, però abbiamo un risparmio iniziale. Con parte del risparmio ripaghiamo l'investimento alla ESCO, dopodiché, dopo un tempo che può essere di 3, 5, 8 anni, 10 anni, a seconda del tipo di interventi, riusciamo a ripagarci con il risparmio in bolletta, ci ripaghiamo l'intervento. Quindi dopo che abbiamo ripagato l'intervento, che può essere appunto dai 2 ai 5 anni, ci rimane solo il risparmio. Il principio è che noi vorremmo fare questa cosa, o c'è comunque la possibilità di fare questa cosa senza un investimento iniziale. Naturalmente chi può farlo non ha nessun problema a fare l'esborso subito e a tenersi subito il risparmio. Chi non ha la possibilità di fare l'investimento iniziale può usufruire di questo genere di finanziamenti. Uno dei problemi è che queste ESCO a volte hanno dei tempi di ritorno molto lunghi, quindi hanno difficoltà a scegliere qual è l'investimento migliore o hanno difficoltà a finanziare interventi da parte dei cittadini. Il fatto di avere una serie di interventi un po' più grossa ci aiuta ad essere più attraenti e ad avere un rapporto migliore con questo genere di attività. Quindi qua si tratterebbe di fare gli interventi, quindi dopo essersi consorziati si fa una proposta o una serie di proposte, si fa un bando, si sceglie insieme chi può essere il fornitore e dopodiché si fanno risultati di monitoraggio degli interventi. Questo, diciamo, può essere un po' il nostro lavoro. Noi abbiamo un esempio un po' estremo, che è un progetto che stiamo facendo a Padova, Padova Fit, in cui lavoriamo con i condomini direttamente. Quindi lì abbiamo un grado di difficoltà ancora maggiore, perché andiamo a lavorare con i condomini che hanno normalmente la caldaia centralizzata, e quindi con lo stesso meccanismo che vi dicevo prima andiamo a lavorare con le assemblee di condominio. L'obiettivo in quel caso è di 200 condomini, quindi è molto ambizioso riqualificare 200 condomini in 3 anni, molto ambizioso, però il meccanismo è quello che sostanzialmente vi ho detto prima. Scuso perché non si vede niente, questo sono io, vi ringrazio, poi sono a disposizione per domande e quant'altro, grazie. Thank you.